Ah, non è che io sia proprio messo bene, un'inquadratura un po' storta, ma va bene così, va bene così. Allora, prima di tutto, wow, la prima puntata del JP News di giorno che registro, quindi posso parlare umanamente. Umanamente, e quindi direi che possiamo iniziare con le news, belli gasati, belli pronti. Allora, parliamo subito del fatto che il film di Black Widow, quello, lo spin-off su Vedova Nera del film MCU, è stato, diciamo, trasmesso per gli attori, una specie di prima, una cosa del genere, e a Tom Holland non è stato permesso di vederla, perché sappiamo tutti che ha la fama dello spoilerone assoluto, e quindi niente. Non è andato permesso di vederlo, quindi big F. Sempre parlando di Tom Holland, più nello specifico parliamo di Spider-Man. Parliamo dello Spider-Man che è uscito il nuovo titolo, cioè è stato rilasciato il titolo del nuovo film, ovvero il terzo film, che all'inizio è stato preso come una presa in giro per il fatto proprio di Tom Holland come spoilerone. Ognuno dei tre attori protagonisti, diciamo, dei film di Spider-Man di Tom Holland, quindi Tom Holland, Zendaya e Jacob, quello che fa Ned, hanno pubblicato sui loro rispettivi profili Instagram uno screen, una foto del set, delle scene di tre scene diverse del film, e successivamente hanno pubblicato la foto con scritto Spider-Man e poi ognuno di loro un titolo differente. Ognuno di loro un titolo differente, adesso li troverete tutti e tre qua a schermo o di qua da qualche parte. Ovviamente erano tutti finti, nessuno di questi era il titolo originale. Erano un po' buttati lì proprio per questa storia del fatto che Tom Holland ha la fama dello spoilerone, quindi non ci sarebbe stato da stupirsi quasi di trovare il titolo del film sul suo profilo Instagram spoilerato per sbaglio. Poi, mi sembra un giorno dopo, forse due, è stato rilasciato effettivamente il trailer ufficiale, diciamo di prelancio, comunque di conferma della produzione, che semplicemente fa vedere i tre attori che escono dall'ufficio del, se non sbaglio, del producer e passano davanti a una lavagnetta con scritto effettivamente il nome, cioè il titolo del film vero, ovvero No Way Home, Spider-Man No Way Home. La cosa interessante è che, come ho detto, era scritto su una lavagnetta questo titolo con altri papabili titoli che probabilmente effettivamente loro hanno scartato. Poi c'è uno zoom verso la lavagnetta e una transizione a schermo nero con semplicemente poi solo più scritto Spider-Man No Way Home. Questa transizione era fatta a mo' di TV, diciamo, tra virgolette tubo catodico, comunque interferenza TV con le vecchie TV quando cambiavi canale, che lascia tantissimo a capire che di mezzo c'è anche WandaVision, ma questo si sì, rumoreggiava già. Poi, questo venerdì sono stati annunciati i remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, ovvero Diamante Lucente e Perla Splendente. Questi sono i titoli italiani che dovrebbero al loro interno contenere anche le parti che furono aggiunte extra con Pokémon Platino. Questi giochi qua sono in programma teoricamente per la fine del nostro anno attuale, quindi il 2021, che teoricamente dovrà poi essere seguito dal 2022 con il lancio di una nuova saga, diciamo, Pokémon, ovvero Leggende Pokémon, in questo caso Leggende Pokémon Arceus, che sarà un prequel di Pokémon, una specie di cosa un po' più seria, che di cui non ci hanno detto tantissimo al lancio e mi incuriosisce abbastanza. La grafica sembra carino, interessante la scelta degli starter forniti da questo gioco, ovvero un miscuglio di starter di generazioni diverse, quindi abbiamo Cyndaquil, Rowlet e Oshawott se non erro, quindi abbiamo la seconda, la quinta e la sesta, no, settima gen, quindi abbiamo queste generazioni qua mischiate insieme, un po' particolare. Teoricamente dovrebbe essere sempre ambientato Sin, perché si chiama Arceus, quindi tecnicamente da lì e da quella saga lì che ha fatto comunque la sua comparsa Arceus come Pokémon. In data 27 febbraio, che diciamo che in realtà per noi italiani era già il 28 febbraio alle 24:55, quindi l'una meno 5, l'una comunque, sul canale YouTube Pokémon di The Pokémon Company è stato trasmesso in live un virtual concert di Post Malone per il Pokémon Day. Figo, figo, devo dire, molto figo. Tra l'altro, all'una circa di questa notte, ovvero l'una del 1 marzo, verranno trasmessi su Sky Atlantic, che comunque questo video verrà visto dopo la trasmissione, e i Golden Globe. Quindi probabilmente ci sarà da aspettarsi che alle prossime JP News ci sia anche da parlare dei Golden Globe. A quanto pare, sì.
parla di un probabile film in produzione attualmente o comunque in pre-produzione di Superman, in cui questo Superman dovrebbe non essere teoricamente Superman a cui siamo abituati, quindi l'ultimo visto nel DCU, quindi quello di Henry Cavill, e anche non dovrebbe essere neanche il personaggio vero e proprio di Superman, cioè quello a cui siamo abituati a conoscere, quindi Clark Kent, ma un altro Superman teoricamente che dovrebbe anche essere di colore, e penso provino a rappresentarlo di un altro universo parallelo a quello che abbiamo visto, e teoricamente dovrebbe essere come produttore J.J. Abrams, quindi potrebbe, diciamo, essere interessante. Non so se sarà diretto effettivamente comunque anche da il team che tiene d'occhio i film del DCU, o sarà una cosa scollegata, perché vorrei capire come andrebbero poi se no a collegarsi con lo Snyder Cut e tutto quello che sta succedendo adesso nel DCU. Però potrebbe essere interessante da vedere, bisogna capire poi se verrà qualcosa di decente o sarà una fregatura colossale. Sono state rilasciate il 25 di febbraio le Nvidia RTX 3060 con 12 GB di RAM dedicata a GDDR6, che sono state praticamente sciacallate ovunque, sono salite tantissimo di prezzo, hanno superato il prezzo di listino anche della 3060 Ti, hanno il blocco mining, che è una cosa di cui si è vociferato tanto, e attualmente sono comunque introvabili, e se sono reperibili a prezzi esorbitanti, quindi non so a questo punto cosa bisogna fare per avere un minimo di next gen questo mondo. Soprattutto amici miner, per favore, adesso che Nvidia ha detto che non si potrà più minare con le loro schede RTX fascia gaming o comunque consumer, e sta producendo comunque delle schede di fascia mining proprio apposta per minare criptovalute, per favore non rompete le scatole, smettete di comprare le schede video ai poveri disgraziati come noi che cercano di farsi un computer da mesi e nonostante abbiano prenotato le schede al day one le vedranno probabilmente tra due generazioni, quindi grazie. Chiudiamo con questa ultima news, ovvero Sony ha rilasciato ai pre-order, già dato ai youtuber, ai professionisti, la nuova macchina della serie cinema, diciamo, comunque sì, è della Cineline di Sony, ovvero la FX3, che dovrebbe essere attualmente la più la macchina con di fascia più bassa della serie cinema di Sony, che dovrebbe teoricamente, penso, competere con la Canon C70. Questa macchina vanta pressoché tutte le peculiarità del sensore della Sony A7S3, manta comunque il schermino flippabile, cosa che ha fatto impazzire tutta la community di Sony dopo che comunque è stata richiesta da anni. Come extra ha il profilo colore S-Cinetone, che sarebbe quello, diciamo, cinematografico, per anche comunque favorire una color correction e un editing migliore. Avrà un corpo leggermente più spesso e tutto in alluminio per permettere una dissipazione migliore, quindi permetterà senza crop e senza stop della registrazione, a meno che ovviamente non si finisca la memoria, il 4K 60 fps, quindi continuo, che questa cosa è una figata che io vorrei avere in tutte le macchine, comunque almeno la possibilità di registrare in un formato continuo. In questo caso non posso neanche con 720, mi sembra. Va bene, quindi questa macchina qua ha comunque in meno il viewfinder, essendo che, diciamo, è una macchina più da presa, più da cage, più da cinema, appunto, più che una macchina da prendo, miro, faccio. Ovviamente avrà il supporto a tutte le ottiche Sony, avrà il sensore stabilizzato, non ha i filtri ND integrati, che non ho ancora capito se a parere mio ha senso o no in una serie cinema non avere i sensori ND integrati, però il sensore stabilizzato è una grande cosa. E poi in carina, interessante la maniglina che ti danno in confezione, con anche, diciamo, una scheda audio integrata. Io comunque vi porgo i miei ringraziamenti come ogni settimana per aver visualizzato le JP News. Ahimè, continuo ad avere sempre più scarsità di news da portarvi, perché comunque bene o male molti fronti siamo in un momento di stallo, perché comunque con la pandemia non si può fare tanto, non si possono produrre cose, le aziende non è che facciano grandissime cose, giochi bene o male siamo in un periodo dell'anno in cui i giochi non è che ne escono tantissimo, forse tra un mesettino possiamo riparlarne. Ovviamente trovate i miei social in descrizione, trovate il mio account Twitch,
per venire a trovarmi in live, che tra l'altro, se tutto va bene, a breve ci sarà una live speciale per l'assemblaggio del mio PC, quindi cordialmente vi chiederei di andare a seguirmi in descrizione. Se volete ascoltare sempre cose di questo tema, quindi un po' nerd, un po' informativo sui nuovi film, le nuove uscite, le nuove produzioni, trovate in descrizione il link per il mio podcast, che non porto da solo ma con altre persone, e parliamo di questo. Io vi ringrazio e ci vediamo prossima settimana per il JP News.